E chiudiamo con un libro sulle bellezze paesaggistiche, culturali e culinarie di tutte le regioni italiane, Liguria evidentemente compresa. Ce ne parla Rodolfo Lorenzoni. I sapori, gli odori, le immagini e persino i pensieri del paese più bello del mondo, scoperti, raccolti e raccontati in un libro da chi li ha vissuti in prima persona attraversando l'Italia per il programma RAI Linea Verde. Beppe Convertini, in Paesi miei, costruisce una sorta di diario di viaggio in diretta per parlarci di arte, gastronomia, paesaggi e di luoghi della penisola spesso ignorati dai percorsi turistici abituali. Il risultato è un meritato elogio del bel paese. Ho la fortuna di assaggiare le eccellenze enogastronomiche più gustose e variegate al mondo e in ogni singolo borgo c'è sempre una ricetta tipica, c'è sempre una tradizione, c'è sempre qualcosa di speciale da scoprire. E sì, oltre alle bellissime città d'arte, l'Italia è il paese dei borghi più belli al mondo. Grazie all'impegno degli abitanti, innovazione e tradizione riescono a convivere soprattutto nei borghi e nei piccoli centri, lontani dalla vita a volte troppo veloce e indifferente di certe metropoli. Ed è forse questo il tesoro più importante, ciò che resta e che va preservato, valorizzato e trasmesso. Noi abbiamo oltre 5.600 borghi, dove peraltro si produce il 90% delle nostre eccellenze enogastronomiche. Quindi dobbiamo fare progetti, dobbiamo aiutare i territori, perché questa è l'Italia, questa è la meraviglia dell'Italia. E quindi dobbiamo lavorare anche dal punto di vista delle offerte turistiche nei borghi. Dai viticoltori delle Langhe ai centenari della Barbagia, questo libro è dunque un itinerario appassionante che tocca tutte le regioni d'Italia e di ognuna ci offre scorci inediti e sorprendenti retroscena. È tutto, grazie per essere stati con noi, buonasera.